risonanza magnetica nucleare. E questo è il cuore dello strumento, che ha la funzione di creare un campo magnetico statico, in particolare orientato verso l'alto, un campo magnetico che va dal pavimento al soffitto. E questa parte che riveste è una sorta di schermo, ma all'interno di questo schermo c'è una parte importante, cioè una specie di solenoide, di un magnete fatto di materiali superconduttori che deve essere mantenuto a temperature bassissime. Infatti intorno a questo supermagnete c'è un rivestimento esterno di elio liquido, quindi che sta a temperature di pochi gradi Kelvin, e attorno un altro cuscino di azoto liquido. E poi c'è uno schermo tale appunto da schermare questo campo magnetico molto intenso per le persone che lavorano, che stanno intorno allo strumento. Cosa serve il campo magnetico statico? Serve ed è fondamentale per poter osservare dei segnali che sono attribuiti a dei nuclei di molecole. Tra i vari nuclei esistono alcuni nuclei che sono magnetici e altri che sono non magnetici. Allora, i nuclei magnetici sono quelli che si possono osservare utilizzando questa spettroscopia. Quindi, il campo magnetico statico serve a, è una condizione essenziale per poter osservare questi nuclei. Allora, questa è un'altra parte essenziale di questo strumento e si chiama probe. In realtà all'interno del magnete ce n'è già uno, quindi questo è un altro che io vi faccio vedere esternamente, però ce n'è uno che si può vedere da quassù. Come dicevo prima, è essenziale che queste sostanze contengano dei nuclei magnetici, altrimenti non vediamo niente. Come li introduciamo all'interno di questo probe? Attraverso dei tubicini. I tubicini sono tipicamente fatti così, sono dei tubini di vetro che hanno un diametro ben preciso, 5 mm, e all'interno di questo tubino si trova una soluzione della sostanza X che vogliamo studiare. Quindi noi sciogliamo la nostra sostanza X in un solvente e poi introduciamo qua dentro il tubino. Quindi il tubino è in maniera particolare la sostanza che dobbiamo studiare va a finire in una zona dove si trovano delle bobine di radiofrequenza. Queste bobine servono per favorire, si dice, una transizione di livelli energetici nucleari, che sono quelli che poi noi andiamo a osservare con questa tecnica. Cosa succede a livello molecolare, nucleare? I livelli nucleari, i livelli energetici dei nuclei si separano, quindi non sono più allo stesso livello, ma si separano di una certa quantità di energia. Allora, noi per osservare una transizione, ad esempio dal livello più basso al livello più alto, dobbiamo mandare una radiazione, e questa radiazione deve contenere un'energia proprio pari a questa differenza tra livello basso e livello alto.
nel caso dell'NMR, quindi nel caso di questa tecnica spettroscopica, le radiazioni che sono in grado di favorire queste transizioni da livello basso a livello alto sono proprio le radioonde, cioè le radiofrequenze. Questi impulsi di radiofrequenza ci servono appunto per far avvenire delle transizioni nucleari, e poi noi andiamo a studiare in qualche modo come il sistema torna all'equilibrio. Quindi il segnale che noi registriamo, sempre grazie alle bobine che si trovano qui dentro, è un segnale, si dice, di decadimento. Quindi noi, attraverso dei cavi, perché ovviamente questo oggetto, una volta che è inserito qui dentro, deve essere collegato attraverso questi cavi a un sistema che è quello là dietro, che serve per controllare gli impulsi. Quindi c'è un trasmettitore, un ricevitore, ci sono dei filtri, quindi ci sono tutte un'apparecchiatura abbastanza sofisticata che permette di mandare le radioonde, eccitare, si dice, i nuclei e poi ricevere un altro segnale che è sempre nel campo delle onde radio e che è quello che poi io vado ad analizzare utilizzando un software particolare.